Siete mai stati attratti dal trasgressivo? Sapete, internet ha un lato oscuro. Contrabbando di armi, traffico di droga e anche giochi malati. Quello che sto per raccontarvi riguarda la Rotten Challenge. Letteralmente, la sfida marcia. È un gioco che dà la possibilità di uccidere la persona preferita rimanendo nell'anonimo. Non so come ci riescono, ma i creatori della sfida assicurano che il killer non verrà scoperto. Beh, chi mai accetterebbe questa sfida? Starete pensando. Non vi dirò il mio nome. Voi mi conoscerete solo come Ombra. Questa è la storia di come sono diventato marcio. Punto numero uno della Rotten Challenge. Accettare la sfida. Dopo qualche giorno ti verrà recapitato a casa un pacco con all'interno una mappa. Punto numero 2 della Rotten Challenge. Trovare la maschera. Seguendo un punto indicato troverai ciò che ti serve per rimanere anonimo. Una volta indossata, non si torna indietro. Punto numero 3 della Rotten Challenge. La pianificazione. Scegli chi, quando, come e dove uccidere. Alcuni accettano la sfida solo per placare una sete di sangue che non esiste, ammazzando gente a caso. Ci sono altri, invece, che l'accettano solo per vendetta. E io sono tra questi. Imbecille.
cazzo di macchina. Mike era una persona molto vicina a me. Peccato che mi abbia pugnalato alle spalle. Punto numero 4 della Rotten Challenge. Compiere l'omicidio. No, ti prego, no, non farmi del male, no, ti prego. Ti darò tutto quello che vuoi, tutti i soldi che vuoi. Vuoi il telefono? Ecco. Ti prego, no. Il mio fidanzato sarà qui a momenti, ha tutti i soldi che vuoi, ti prego, non farmi del male. No, ti prego. No. Al, sei tu, vero? No, senti, fermo. Ho sbagliato a tenerti, me ne rendo conto, però non devi arrivare a tanto, ti prego. È quella sfida, non è vero? Al, ti prego, mi sto avvicinando, non fare niente di avventato. Non c'è bisogno di arrivare a tanto. Dai, possiamo sistemare tutto insieme. Lo sai, io ti ho sempre... Se mi avesse davvero amato, non avrebbe esitato. Stava solo cercando di salvarsi la pellaccia. I creatori della sfida sono furbi. Non hanno specificato chi sarà a morire. Non mi era rimasta alcuna scelta. O lui, o io. Punto numero 5 della Rotten Challenge. Nascondere la maschera. Alcuni sfidanti che si presentano a questo gioco decidono di ignorare questo punto e tenersi la maschera. Forse per un macabro ricordo, o forse perché hanno intenzione di indossarla ancora. Io invece posso finalmente guardare l'alba con occhi diversi.